come vedete, semicircolare, ed era la base, la metà della base di una delle colonne che poi sono state ristrutturate nel 1998. Perché ve lo faccio vedere? Perché è importantissimo, cioè Giura ha delle intuizioni fenomenali, piano piano lo scopriremo, perché questo ponte è molto di più di quello che vediamo ed è anche molto di più di quello che sappiamo. Esiste un ponte completamente nascosto che piano piano adesso andremo a scoprire, che non si vede, il ponte che non si vede. Allora lui, intanto tutti i materiali dovevano necessariamente provenire dal Regno, vengono prodotti dalle cave di travertino di Coreno Ausonio, il ferro viene prodotto nelle ferriere del principe di Satriano in Calabria, vicino alle più famose ferriere di Mongiana, che erano la ferriera più famosa a livello mondiale. Lì venivano prodotti tutti i ferri per cannoni, fucili, strade ferrate, eccetera. Pensate cosa è ridotta oggi la Calabria, e al tempo invece era... i tedeschi vennero a copiarcela quella fabbrica e la riproposero pari pari in Germania. In quella fabbrica quindi furono prodotte tutte queste catenarie a pezzi, in modo tale che poi fosse possibile trasportarle qui e montarle in loco. Una genialità del Giura fu quella di prevedere all'interno delle colonne, prima di montare il ponte, quindi dopo aver sbancato la piana nel letto del fiume, prevedere già l'alloggiamento di tutti i tiranti in ferro che sarebbero poi entrati dentro le colonne. E sono questi due buchi qui. Quindi sono, voi poi li vedrete, sono perfetti, non c'è un millimetro di errore in questi buchi. Pensate sempre che siamo nel 1832. Pensate sempre. Travano a colonna. Poi te lo spiego. E questi buchi quindi corrono lungo tutta l'altezza delle colonne. Si trovano. Soltanto dopo che furono montate le colonne furono immesse le catenarie che ci sono dentro, i tiranti. Che pensate, e qui è il ponte che non si vede, le colonne sono alte 7 metri, scendono per 7 metri sottoterra, quindi sotto questo rocco di base che vedete, c'è una roccia, cioè della pietra, alla quale si agganciano questi tiranti con delle placche di ferro, in modo tale che il ponte potesse essere indistruttibile e potesse non cadere in avanti. Giura fa un'altra cosa impressionante per il tempo, e cioè riesce a risolvere quello che era il problema più critico di tutti. Queste catenarie che vengono alla nostra sinistra si chiamano di ritenuta, quelle che vanno verso il falcato si chiamano di sospensione. In tutti i ponti di questo tipo a un certo punto si collegano in un punto che si chiama punto di sospensione. Questo punto di sospensione si scassava sempre perché era soggetto a tutte le vibrazioni del ponte, ai pesi, ai carichi, alla dilatazione termica del ferro, e quindi era normale, a volte era un rullo questo punto di sospensione su cui scorrevano le catenarie. Ovviamente quello era il punto critico. Giura lo risolve, vedremo poi come. Le catenarie di ritenuta, queste qui, vanno sul tirafondo per 10 metri sottoterra, quindi arrivano anche loro sotto il livello del terreno su cui siamo noi, e si aggrappano anche qui a una struttura di fabbrica, quindi in pietra, con degli ammarri di ferro. Per adesso fermiamoci qua, vediamo il letto del fiume.